Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giuseppe Partis e vivo ad Amsterdam. Scusate il make-up che ho da stamattina, raga. Da stamattina è un po' andato. C'ho pure gli occhiali, quindi un po' qui, un po' qui, un po' di un ticcio qui. Il rossetto è quello di Maybelline che mi ha regalato una mia amica, molto bellino. E devo dire che questo colore è quello che rende meglio, stranamente, perché è scuro, tra quelli che ho. Cioè, ce n'ho un altro scuro che quello chiaro. E questo invece è carino assai. Però chi se ne frega della faccia, perché oggi... Oh, mamma mia, mamma mia. Oggi sarà un video disagissimo, raga. Proprio alti livelli, livelli che forse raramente abbiamo toccato. Allora, prima di tutto, vi ricordo, dopo il voiceover, ovviamente ci voleva questo video un po' chiacchiericcio. È brutto, non riesco a non guardare la linea. Allora, che dicevo? Prima di tutto... iscrivetevi al canale e ovviamente al gruppo Telegram, dove trovate il link in info box. Disagio Makeup Community, non potevo che chiamarlo così. Intanto voglio mettere un po' di rossetto, questo ce l'avevo qui, l'ho ritrovato, il Melting Kiss di Catrice, che uscì sull'onda di tutti i lucidini con questa forma che io odio, questa forma cilindrica che io detesto. Mia, un po' da anziana adesso è diventato questo rossetto, un po' da anzianotta, vabbè, ma tanto noi siamo anziani, quindi. Allora, è molto carino, se lo ritrovate, però mi sa che già ve l'ho detto, però è molto carino. Questo è nella colorazione 020 e si chiama Gloss Stick. Vabbè, ma andiamo al sodo. Allora, sapete il mio amore per le lenti a contatto, vero? Lo sapete, vero? Io le amo, cioè le metterei tutti i giorni, proprio dalla mattina alla sera, però volevo provare, cioè il mio coso, no? Cioè che io le vorrei mettere, però mi danno fastidio, e allora sto cercando, perché dicono che dipende dal brand. Allora, ho detto proviamo queste qui, le Lucour Eyes. Allora, queste io devo dire che ho fatto io a fare questa cosa. Ho cercato proprio lenti a contatto e mi sono uscite un paio, due, tre che le avevo già provate e poi questa che non avevo provata ancora. Al che ho fatto la registrazione, insomma ho fatto tutto quello che dovevo fare. Nella scelta però, non sapendo né leggere né scrivere, ho contattato il tizio del sito, che poi cincisi, una ragazza molto carina, devo dire la verità, una certa Luna, che non so, magari si chiama Ciro anche lui e ha fatto finta di essere Luna, una ragazza molto carina che mi ha detto: ah guarda, facciamo così, visto che c'è il canale YouTube, te ne regalo due. E io ho detto: wow, che fortuna, che me ne faccio di quanto, non lo so, te ne regalo due. Allora io ho pensato: buono, perché tanto io due, che quelle che volevo provare, me le tengo, le altre due le regalo magari alle ragazze, qualcuna che è interessata al gruppo Telegram, che ne sai, no? E quindi adesso faremo la prova. Le ho prese tutte blu, se non erro. Aspetta, allora Royal Blue, Gris Blue, Shadow Blue e Paris Green. Allora, ho preso tutte blu e green. Vabbè, io ne provo una, perché adesso vatti a ricordare. Allora, se mi sta comoda, mi tengo un altro pacchetto. Se non mi sta comoda, le regalo tutte queste altre tre. Allora, il pacco si presenta così. Non è un pacco PR, è un pacco normal. Quindi c'era, non so perché c'era questo appoggiato qua sopra, però vabbè. E allora, con le cosine, e queste sono i portalenti. Allora, devo dire che rispetto alle altre, queste mi sembrano più solide, più... va bene. Ok, avanti, è carino. Molto carino. Molto, molto interesting. Allora, quindi adesso noi ci accingiamo a fare questa cosa che io odio fare, detesto, ma perché, cioè, alla fine mi piace, capito? Perché ogni tanto vorrei fare pure io quelle cose.
Occhi blu. E sai, la vecchiaia, uno caccia le esigenze poi a una certa, no? Allora, questo qua, io adesso, questo robo. Sta succedendo, Willis? Allora, questo mi serve perché poi qua dentro ci va l'acquetta, poi io chiudo e me le conto, che mi sembra abbiano un mese di durata. Onestamente non ho controllato se c'hanno la versione colorata con graduate, perché non me ne frega niente. Cioè, come dire, non è che devo vendere lenti a contatto, quindi non fregandomene niente non mi sono informata. Allora, apro queste a casissimo, Royal Blue. Ovviamente poi vi metto il link della lente, questa che sto provando, che se vi piace ve la andate a spizzare. E se non vi piace, peggio per me, perché vuol dire fa cagare. Allora, eccolo qua il pacchettino, tanto carino. E qua, lente. Allora, io adesso però gradirei, perché non mettono tipo lente sinistra e lente destra? Cioè, io adesso non vorrei che, essendo astigmatica, io qualsiasi lente a contatto provo mi dà fastidio. Possibile? Però dice soft contact lens, io anche per questo. Allora, io adesso apro, riverso il liquidino dentro questo aggeggino magico e poi con la pinzetta, tipo la pesca, tipo quelli così quando vai alle giostrine che ti peschi e ti ripeschi. Poi questa un po' mi inquieta, questa ventosina, non sono mai riuscita a capire. Che devono farle a prova di impedito. Adesso. Ma perché io non voglio fare tagli a questo video? Voglio che proprio vediate tutta la. Non c'è. Io ho capito la sicurezza prima di tutto, però c'è una che deve fare. È quelle con le unghie da pterodattilo, come fanno? Come fanno quelle con le unghione? Non si mettono le lenti? Ah, facciamo tutto con le nocche. Fa sto coso con le nocche. Niente, non ci riesco. Che devo fare con i denti? Porca paletta. C'ho pure il rossetto, c'ho. Ah, ma forse si apre da quest'altro lato. Cioè, voi capite? Capite perché? Voi capite perché? Ce l'ho fatta! Era dall'altro lato. Ok, è arrivato il momento di riversare tutto qui. È rimasta la lente in bilico. Trassanti e falsi dei. Eccola qua. Adesso un mio pensiero è: ma questa è già la curvatura giusta? Vabbè, facciamo. Ormai ci ho preso mano. È un parolone, oh, non voglio fare tagli, non voglio fare tagli. Aiuto. Ce l'ho fatta. Incredibile. Che si vede? Si vede il marsupio. Ma che carine, dai. Io lo so che sembro strana adesso. Ma che carine. Before and after. Before and after. Yeah. Ma l'ho messa male, secondo voi? Che non è che ci veda benissimo. L'ho messa male. Ragazzi, ragazzi, l'ho messa male. No, la devo togliere.
Fatta. L'ho fatta. E la metto adesso nel contenitore. Adesso provo a mettere l'altra. Aspetta, vediamo se. Ci sono tipo le istruzioni? No, non ci sono. Ok. Vediamo l'altra. Se mi cavo un occhio anche in questo caso. Allora, io voglio capire se. Che disagio, allora l'altra è andata proprio una scheggia. Sono stata proprio brava. La riverso qui, rimane sempre in bilico. Questo coso non ho capito a che serve. Se poi qualcuno me lo spiega, e questa vediamo se riesco a metterla. Oh my goodness! Ok. Ci sono riuscita dopo un'ora. Non lo so perché questo occhio no. Dai, guarda che figo. Sembrano anche abbastanza naturali, no? Allora, vediamo come sta con un rossetto tipo questo. Dai, guarda che bello! Amo, amo. Non so perché questo occhio mi riesce più facile. E questo ci ho messo 40 anni. Boh. Che bello, riga. No, mi piace assai. Bene. Ecco, se avessi, probabilmente se avessi gli occhi così non mi truccherei più. Perché, boh, fascino dell'occhio azzurro. Bene, ma ne abbiamo dette di cavolate, direi di sì, no? Beh, può bastare, può bastare. Allora, io comunque, sfruttando la mia influenza di YouTuber, ma tanto questi che ne sanno, ma che ne sanno questi? Vedo se mi danno uno sconto, un codice sconto che se uno vuole può sfruttare, ovviamente non affiliato, perché figuriamoci se ti danno il codice sconto affiliato. Ma quando? Ma quando? E anche se fosse, non me ne può fregare di meno, perché se mi devo mettere a vendere letti a contatto, sparatemi in testa. Quindi, al di là del periodo di Natale, comunque è sempre bello nel gruppo Telegram poter fare qualche regalo e diciamo con chi io, cioè, ci parlo di più e leggo di più, capita che, e quindi manderò queste lenti a chi se lo merita. No, vabbè, a chi le vuole, dico, riga, io vuole le lenti e gliele mando. Avvisate voi del gruppo Telegram. E niente, io adesso mi faccio vedere da mio marito, che dirà: oh, ma che ha fatto? Ti sei tagliato i capelli? Hai cambiato colore di capelli? No, ho cambiato colore di occhi, non te ne accorgi? No. E allora, sono più comode rispetto alle altre che ho provato? Allora, vi dirò. Il fastidio è più o meno quello, però penso che sia dovuto al fatto che io non sono abituata a indossare lenti. Al tatto mi sembrano molto più morbide,
devo dire, e sottili rispetto alle altre che ho provato. Il colore mi piace molto molto di più, questo Royal Blue si chiama, perché quasi diventa col mio colore sotto, non so se, cioè, credo influisca, perché comunque non sono, cioè, coprenti totalmente, e quindi mi sembra quasi un azzurro grigio, non lo so, mi piace molto. Mi piace molto, non so se riuscirò a rimetterle e non so se riuscirò a farci un make-up look, non credo proprio, perché non... niente, non ci riesco. Perché continuo a comprare queste cose se non ci riesco? Non lo so, non lo so. Andrò all'inferno. Per questo. No, in realtà... Non ho tempo, perché altrimenti un look ce lo farei. Mo vediamo se la prossima volta riesco a farlo. E quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio come sempre di, insomma, guardare le minchiate che faccio e al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo, che la vita è un mozzico.